Ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, io sono Magrus, siamo sempre qui su Darksiders 2 Definitive Edition. Mi avete consigliato in un hotel di trovare, sembrava una cosa un po' ambigua, vabbè, lasciamo perdere, delle manopole particolari leggendarie. Ho visto più o meno la zona, non so, penso che ancora non ci siamo arrivati. Vabbè, comunque presterò attenzione a dei forzieri in quella zona perché magari riusciamo a beccarlo. Grazie sempre per le info che mi state dando. Ci stiamo divertendo un casino questa serie. Per cui il NOS lo abbiamo sconfitto. La zona dovrebbe essere più o meno questa, da quella che ho capito. Poi prestiamo attenzione, perché sicuramente dovrei riuscirla a becchiare. Poi non lo so, perché da quello che ho capito stanno strada facendo, eh. Mi avete consigliato di tenerlo comunque questo. Del resto avevo intuito che in pratica riusciamo a combattere anche meglio. Andremo troppo in difficoltà. Ma porca miseria, questi quanto rischiano. Ah, non ci pensano proprio. Io pensavo mi attaccassero. Fate largo, fate largo. Ah, ecco qua. La cosa migliore secondo me è aspettare quando arrivano tutti quanti. Mazza, quanti ce ne stanno? Almeno da questa parte non mi attaccano alle spalle. Ok, avrei preferito magari far saltare in aria. Ecco, appunto, era quello che volevo fare. Però se fai saltare in aria l'auto, loro non si fanno una mazza, no? No, 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 si fanno male, si fa. Non tutti, ma si fanno male. Allora, non ci distraiamo, perché non vorrei che magari. Allora, che fai? Se ne schiaffi. Allora, di qua abbiamo preso tutto, sì. Oddio. È morto? Arrivano tutti quanti di gran carriera, vado. Ma non c'era una cosa che potevamo. Bravi ragazzi, qua c'era una cosa, sbaglio, no? Ma oh, non ci sta niente. Allora qua sopra. No. Non è sicuramente qua, comunque. Oh, ma si esco. Ok, questo ce lo prendiamo un attimo. Posa questo. Ma questo non sembra. Guarda qua, porca miseria. Non è male, no. Scusate, anche se è bello esteticamente, poi ce lo invertiamo. Prendi. Allora, di qua si sale. Qua non ci sta niente, attenzione qua, eh. Allora, di qua. Ma state a terra? Ma dove state? Scusa. Porca di quella paletta. Ma poi ne arrivano a centinaia all'improvviso. Allora di là mi pare che non ci sta niente, no? Eccolo qua. È andato, è andato. Ma comunque ce ne stanno altri, eh. Io ti ho visto, bellino. Occhio. Diciamo che in spazi stretti andiamo. Porca miseria, quanti ce ne stanno? Quanti ce ne sono? Oh, non vorrei dire, ma è meglio che ci curiamo, eh. Ma miseria. Mi era sfuggito un piccolo particolare. Allora, là ce ne sta uno. Allora, questo che sta di qua. Mi sa che lo devo sparare prima, sennò. Per far schiattare gli altri, schiattiamo pure lui. Allora, di qua non si sale? Come ci fa entrare qua dentro? Non c'è sta niente. Vabbè. Allora, qua c'è qualcosa sicuramente. Infatti.
Sposiamo. Niente, fantastico. Solo oro, argento e mirra. Ok. Andato? Esploso, però non ha fatto una mano. Raga, raga, fate bravi. Decedete. Polvere, però tu ogni tanto la potresti sganciare la bombetta, eh? Meglio che mi curo. Che ne so, fai una puzza volante. Pensate che qua si arriva. Ecco, si arriva quel. Guarda quanto ti schifo quando mi placchi da dietro. Ok. Grande, grazie. No, no, no. Vabbè. Vai. Ah, preferisco questa perché mi trovo bene con questa, eh. Allora, là vedo delle cose nuove, no? Eccoli qua che arrivano tutti quanti di gran carriera. Vediamo se riusciamo a farli saltare un po' in aria. Ma quanto sei simpatico, guarda. Eccolo qua, eccolo qua. Mi fa ridere il fatto che ritorno all'ovile, ogni volta. Comunque non era questa la zona, eh. Porca di quella miseria, che cavolo è quello? Porca, porca, porca. Si salta in aria. Ecco, pure noi saltiamo in aria. Vai. È andato, è andato, è andato. Impossibile. No, no, ma è possibile. Ok. Praticamente nella fretta abbiamo ammazzato a tutti. Cioè, questo è l'unico sopravvissuto, ma dai. Ok. Allora, di qua. Vabbè, non ci vado nemmeno, tanto non ci sta niente, no? Andiamo? Che c'è? Dove va? Dove va quello? Ok. Ma fammi capire, ma non muori! Che cavolo! Ma dove. Allora c'è qualcuno. Allora mi stanno beccando, ma no. Ah, mo capisco perché la non venivate, eh. Ce n'è uno che sta bloccato là dentro. Voglio capire un attimo qua dentro che c'è, poi dopo ritorno un'altra volta. Ah. Quattro su dieci sono pochi, eh. Secondo me qualcuno me lo sono perso. Ancora qua stai. Curiamoci e ci prendiamo questa. Non ne vedo altri qua sopra, per cui neanche di qua. Polvere, hai visto qualcuno? Oh, se quel sto bastardo. Lo so. Hai visto come si fa a esplodere? Come si fa a esplodere? E dai! Comunque sono sempre. Ah, ma pure da sotto venite! Morti? Per sempre? Ok. Qua che c'è qua dentro? Là c'è qualcosa, vabbè, tanto da là, dovrebbe beccarlo da là, no? Ok. Ah.
Ma veramente stai tu solo, stai. Eccolo qua, eccolo qua. Meno male, speriamo che... Tanto io lo so come funziona, cioè ne uscite sempre una caterva. Non avevo dubbi, non avevo dubbi. Allora, c'è qualcosa alle mie spalle. Becchiato? Basta? Yes. Che cos'è? Ah, l'ho già becchiato. Doveva essere tipo oro o qualcosa, perché non si è fermato niente. Occhio qua, eh. Ecco. È andato? Andato. C'è sempre quel... Aia. È rimasto bloccato. Mamma mia. Morto? Sì, è morto. Attenzione che ora arrivano gli amici, eh? Gli amici, gli amici. Gli amici arrivano. Quelli arrivano da qua dentro, eh. Che è successo? Pergamena sacra. Segui questo cordiale per scoprire un segreto del labirinto. Ah, ma... Manco l'avevo visto che c'era. Comunque l'abbiamo beccato per combinazione. Non c'è sta niente. Perché? Allora, angeli non ne ho visti. E polvere tu niente. Entro? Occhio di Harafel. Un tempo parte della bacchetta di Harafel. L'occhio di Harafel emette una misteriosa forza che consente di vedere nel futuro. Non ho fatto partire la cosa. Vabbè, fa niente, dai. Allora, io non ne vedo angeli qua sopra, eh. Vabbè. 4 su 10 sono pochi, eh. Questo è brutto, sta zona qua così. Perché qua non mi posso muovere praticamente. Ok. Ci siamo? Allora, là. Scendiamo? Ok. Siamo amici, no? Ok, quindi penso dovrò entrare là dentro adesso, Hai trovato il secondo pezzo. Avverto il suo eh. E che potere dentro di te. pezzo! La bacchetta vuole tornare integra. Forse tu non senti le sue grida, ma io sì. L'ultimo pezzo è dietro questa barriera, in una zona fortificata dall'ombra. Il distruttore non sarà contento quando ricostruirò la bacchetta di Arafel. I tuoi guerrieri potrebbero pagarne il prezzo. La città bianca è perduta. Presto questo mondo in frantumi sarà la nostra tomba. Eppure dobbiamo combattere contro le tenebre in difesa della luce. Se le tue azioni accelerano la nostra fine, così sia. Possa tu vivere per vedere il distruttore esalare l'ultimo respiro, Uriel, della Guardia degli Inferi. Buona fortuna, cavaliere. Ma è una cosa L'ultimo bella. pezzo non è lontano. No? Entro qua dentro? Ok. Ma devo da... Prova a entrare. Prova a entrare? Ok, sì. Meno male, prima non mi facevi entrare. Sembrava che fosse un bug. Allora, qua dentro forse potrei becchiare le cosiddette cose che mi avete detto. Sarà dura, eh. Meno male che intravede anche attraverso... Occhio, eh. E basta. E vabbè.
bella questa. La miseria. Ma ne arrivate a raffica? No, e basta però. No. Iniziate a dare fastidio. Dobbiamo stare attenti. Ok, ok. Ma quanto è bellino qua. Quando ti vede incontro così all'improvviso, eh. Allora, secondo quello che ho capito il ma dove vai? Dove andate, raga? Ma beccato pensa però. Occhio. No, no, che guarda, sei uno scorretto, ma uno scorretto tremendo. Avete visto? Perché se sono plantonato da là non posso andare da qua. Pare che non ci sta nessuno. Com'è che qua dentro ancora non abbiamo salvato? Sembra una cosa di Batman. Non abbiamo salvato niente qua dentro. È così assurda sta cosa, come? Ma che è che qua dentro? Mi salgo? Ecco qua. Ma tanto io lo sapevo che arrivavi. Mi sembrava strano che non c'era ancora. E la combriccola dove sta? Combriccola non c'è. Eccoli qua, eccoli qua. Dove state, raga? Ah, non ci stanno. Che roba c'è qua? Io penso... Ah, mi fai trovare già davanti. Ma da qua lo becco, secondo lui. Occhio, occhio, occhio. Vediamo se lo becco di qua, aspetta, aspetta. Quello, il problema è sempre lo stesso, vai. No, 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 sotto, sotto, no, sotto i vini, no. Ma questo è più forte di quell'altro, sbaglio. E vai, oh. E stai a caricare, stai a caricare. Scarica però, e no. Ti stai vomitando. Meno male che non mi fanno tanto danno. Arreta, arreta. Ok, questo è mio, lo posso prendere comunque. Ma ste zanzare, è quasi andato, è quasi andato. È andato, è andato. No, non mi morire addosso però. Che miseria, forse sarebbe stato meglio prendere questo, eh. Allora. No, ma questo non mi conviene perché questo poi non fa tanto danno. Cioè, nel senso, fa danno ma... è troppo concentrato dall'altra parte. Vai, becca di questo e andiamo. Che c'è qua a terra? Allora, sì, questo ce lo prendiamo. Manopole del ghiaccio. E questo non so male, eh. Questo me ne prendo, poi magari... qui là becchiamo la leggenda. Le leggendarie che sono meglio. Allora, dobbiamo andare di là, sicuramente. Che qua pare che non ci sta niente. Oh, angeli, ma dove cavolo state? Non li salvate manco uno. Sì, vabbè. Uno qua dentro l'abbiamo beccato proprio a mazzo, quindi... E quando mai li rivediamo altra volta, vabbè. Oh, ti hanno lasciato lassù. Che c'è? Ma perché ogni tanto si blocca e non mi fa entrare? Che due palle. Vediamo se riusciamo a entrare. Ok. Ogni volta devo entrare e devo uscire perché non mi fa entrare.
sto bug mi sta un pochettino martellando. Porca miseria, è uscito io. Forse tu. Wow, raga. Tra questi che... Però avete visto, sono strategici, perché ti attaccano in diverse zone. E sembra qua... Ma pure alle spalle mi attaccate. Ma voi dovete morire. Ma quanto sei bellino, va. Ci siamo? Occhio, porca miseria, ma dove cavolo? No, come... Oh, e basta, è morto, no? Porca di quella paletta, ma ha fatto un balzo tremendo, ma dove cavolo è uscito? Cioè, stava di fronte, ha fatto 30 metri in un secondo. No, questo non lo prendo, che peggio, no, moriamo. Ma va, dai, però sei cretino, però. Guarda, ne arrivano tanti. Esplodi. Aspetta, vai. Bravo. Oh, meno male che vi ho ascoltato, eh. Ma sai quante volte saremmo morti? Ecco, appunto. L'hai presa? Sì. Ok, è morto. Credo sia morto. Devo dare un attimo lo sguardo. Mamma. Volevo dare un attimo. Qua dentro che c'è? Magari c'è un angelo che sta schiattando, no? Ero convinto che magari c'è qualche angelo che ci sfugge. Eccolo qua. Hai visto? Aspetta, non ho capito che ce ne sta uno grosso, eh. Fate bravi. Arrivano altri di qua, attenzione. Vedi? A volte chi cerca trova. Forse, però non sempre. Arriva. Morto? Oh, la collera ci serve, come? Qua non c'è sta nessuno? Dai! Che è? Allora, credo che... Ma che è diversa questa, non è uguale. Ci siamo? Ok. Qua non ce ne sta nessuno, vero? No. Ma sei proprio che scorre... Qua dentro non c'è nessuno, eh. Andiamo, torniamo indietro, penso, vero? Sì. Ok. Non male, non ci andiamo perché è peggio. Vai. Eccolo. Mazza, quante ne arrivano. Oh, no.
Ok. Non ce ne stanno. Ma non è che è un becco mancante. Porca di quella miseria. Ma questo sta lontano. A parte che sta lontanissimo, quindi. Ok, meno male che è esploso. Ma secondo me la cosa migliore è cercare di ammazzarlo quanto prima, perché. Se no non ce ne andiamo più, no? Non sto. Ecco appunto, stavo dicendo, non sto subendo tanti danni. Aia, aia. Curiamoci che è meglio. Mica mi state beccando. Ok, vai, veloce, veloce, veloce. Quasi andato, quasi andato. Alle caviglie, alle ginocchia, vai. Bravo. Miseria. È andato, è andato. Zanzarine, morite. È morte? Meno male che poi se le tira appresso tutte quante, queste zanzare. Ci stanno angeli, no, eh? Pare di no. Oh. Ah, boh, ma sei rimasto da solo, ma. Cioè, ma decedi e va. Che è qua? Oh, questo non sembra male. Proprio di esecuzione. Prendiamo, allora, vediamo un po'. No, magari lo cambio. Angeli, manco uno. Stavo salvando l'angelo, però. Siamo? Vai. Sei su 10, ma mi gioco quello che vuoi che arriviamo a 9 su 10 e non li salviamo tutti. Dove vai? Occhio, eh. Quando è che è morito, raga? Ok. Di qua? Vai. Che zona strana, eh? Ma questa la devo rompere, penso. Dentro? Tranquillo? Mica tanto, tranquillo. Ah, se non mi sbaglio era qua vicino. Bacchetta di Arafè, ora che ha requisito la forza, la bacchetta di Arafè conferirà un potere incommensurabile al suo proprietario. Ecco appunto. Allora, occhio qua dentro, perché mi avete detto che stava dentro un albergo. Questo sembra un albergo. Allora, là c'è un forziere. Per cui. Che è qua a terra? Niente. La vita. La vita è. Ok. Allora, forziere. Sto fatto che ogni volta devo posare sta cosa. Non mi dai. Vabbè. Ok, non è questo. No, fa niente. Non avevamo dubbi. Che magari. Allora, da quello che ho visto, dovrebbe stare qua dentro. Pugno di Helazar,
Elazar, guerriero del regno degli uomini, supererò molti livelli della prova del fuoco utilizzando queste armi. Alla manopola sinistra, istoriata con simboli di preveggenza, fu dato il nome di Occhio Elazar. Questa è quella destra che reca incise rune scintillanti di forza bruta. È nota come Forza Elazar. I pugni di Elazar cedono molti vantaggi, qua l'impatto violento che fa vacillare i nemici con colpi sempre feroci, inferti in parti critiche. Vabbè. Per cui l'abbiamo preso. Sbagliato. Fantastico. Là c'era una cosa che potevamo prendere. Aspetta un attimo. Quindi sta qua. E questa? Sì. E certo che... sono belle però, queste ricanti sono fantastiche. Vado là. Ok. C'è anche la pietra quella... Sì, 3 su 25, capirai. Andiamo avanti? Meno male che ho visto, sennò qua eravamo fottuti, Andiamo di qua? Ciao ragazzi, ma penso che usciremo adesso, vero? 7 su 10. Eccoci qua. Me l'avevo detto che non li salvavamo tutti, no? Almeno siamo arrivati a 7 su 10. La bacchetta di Arafel è di nuovo integra. Vorrei chiederti di brandire quell'arma e cambiare le sorti di questa guerra. Ma temo che il distruttore la ritroverebbe e la userebbe per i suoi scopi oscuri. No, è meglio che tu la porti lontano da questo mondo e la affidi alle mani sicure dell'esercito bianco. Noi cercheremo di resistere qui, fino allo sterminio della guardia degli inferi. Resterei al tuo fianco, Uriel, ma il destino di mio fratello mi porta altrove. Hai dimostrato di essere degno di onore, una virtù poco nota tra la tua gente. Ma se dovessi vederlo, ci sta offendendo, dovrà rispondere dei suoi crimini. Sì. Non può aver provocato tutto questo alla terra. Farò in modo che mio fratello sia risparmiato. Fa ciò che vuoi, cavaliere, ma questo mondo è perduto, senza speranza. E la guardia degli inferi, Uriel? Prima o poi tutte le lame si spuntano. Conto su questo. Vorrà dire che i demoni soffriranno ancora di più quando la nostra spada li trapasserà. Vabbè. Se lo dici tu, vabbè, però non è che mi attaccate sempre di spalle, però, Siete proprio scorretti. Vabbè, ragazzi, io penso che questa parte la possiamo terminare qui. Mentre questi qua se la danno con tutti quanti. Ci vediamo sempre al prossimo video. Bye.